Vlogmas! Vlogmas! Ciao family e benvenuti in questo nuovo Vlogmas! Tutto super natalizio! Sono felicissima perché da oggi iniziano i Vlogmas e quindi cosa significa? Che da oggi vi farò compagnia ogni giorno alle 17:30. Abbiamo cambiato orario perché poiché non riuscivo a caricare video alle 14, dicevo sempre 14 ma si faceva più tardi e stavo male per questa cosa, perché so che in tante poi l'aspettavano alle 14 e mi sentivo quasi in colpa, perché io ci tengo tantissimo a rispettare gli orari, ad essere precisa, perché comunque per me YouTube è una passione ma anche un impegno, quindi voglio essere corretta con voi e non avere delle mancanze. Quindi se dicevo alle 14 e poi il video lo caricavo alle 15 o alle 16 ci stavo male, insomma. Quindi vedo che come orario 17:30 lo preferite anche perché comunque siete a casa o comunque magari siete tornati da lavoro, da scuola, avete un po' più tempo, e quindi io vi aspetto ogni giorno alle 17:30 qui sul mio canale YouTube con un nuovo video. Quindi ogni giorno cercherò dal lunedì al venerdì, perché sapete che sabato e domenica lo dedico solo ai miei amori Pupi e Dario, e quindi stacco completamente da YouTube, però da lunedì a venerdì mi fa piacere perché amo proprio fare video in questo periodo di Natale, portarvi con me, fare tanti vlog, ma non solo vlog, non voglio fare solo i vlog, voglio anche inserire video comunque Carlita Style, quindi routine di bellezza, video per stare in forma, video acquisti, shopping, mukbang, un po' di tutto, e anche inserire nuovi contenuti che spero che vi piaceranno. Quindi seguitemi tutti i giorni, da lunedì a venerdì, ore 17:30, qui sul mio canale YouTube, nuovo video. Spero di riuscirci. Se non dovessi riuscirci e qualche volta salti a un video, perdonatemi, vuol dire che sto comunque lavorando per voi a qualche altra cosa, perché lavoro sempre, lo sapete. E quindi però voglio davvero riuscire a fare sicuramente tanti tanti video, sicuramente vedrete più video in questo mese di dicembre. E ho anche comprato un sacco di cose, c'ho praticamente qua, guarda. Ragazze, sono piena di buste, quindi non vedo l'ora di farvi un video acquisti. Fatemi sapere voi anche nei commenti quali video vi piacerebbe vedere. Comunque, maledetta cimice di cacca. Ragazze, ma ditemi la verità, ma anche da voi ci sono le cimici anche adesso? Che va bene che è un inverno un po' anomalo perché comunque fa caldo, ma questa bastarda sta ancora qua. Questo è il... un pezzo perché stiamo mettendo le tende. Adesso devo ammazzare la cimice. Oh mio Dio. Noi siamo immersi dalla natura. Io di fronte a casa mia, guardate cosa c'ho. C'ho tanta natura. Quindi praticamente sto piena di cimici. Però è bellissimo. Cioè oggi si potrebbe andare a mare. Troppo bello. Noi abbiamo addobbato già da un po' la casa. Quest'anno siamo anticipati anche perché poi partiremo. Quindi ci stiamo godendo il Natale da tipo ottobre. E adesso vi faccio vedere un po' la casa tutta pulita, anche se poi quando si accende l'albero è ancora più bella l'atmosfera. Abbiamo messo questo tappeto morbidissimo, le coperte, Pupi che si mette sempre sui cuscini, è vero? Tanti bei cuscini nuovi, tanti bei fiori, guardate, tutti i fiori natalizi. Tante cose belle. Adesso dobbiamo il Babbo Natale, questo è bellissimo. Non è bellissimo? È troppo dolce. Stupendo. E qua, questo me l'ha regalato Dario, serve per scaldare i piedi. Poi abbiamo comprato tutti questi bellissimi cuscini natalizi, un po' in giro sparsi. Poi questi bellissimi fiori, ve l'ho fatti vedere sempre in un video acquisti che ho fatto. Poi cos'altro? Ah, qua dobbiamo sistemare le calze. Abbiamo preso queste due calze bellissime. Adoro, guardate che bella, cioè bellissima questa calza, è stupenda. L'abbiamo presa in un negozio a Napoli, una cartoleria, sta in via dei Mille, non ricordo il nome, comunque è stupenda. Questa cartoleria tiene un sacco di cose natalizie. Vabbè, ok, potresti finirla? Ok, grazie. No, ma sei proprio anche ubbidiente e carino, cioè ti amo, sposami. Vabbè, comunque queste calze sono bellissime, le abbiamo prese così. Adoro, una così e una così rossa. E anche questo runner, abbiamo preso anche questo runner. Abbiamo preso anche questo runner qui. Vedete? Anche questo runner qui l'abbiamo preso nuovo. E poi abbiamo preso questo gancio a cui lo metteremo praticamente qui sopra la TV.
appenderemo le calze, anche il televisore è nuovo, non so se l'avete visto qua su YouTube, comunque è grandissimo, è bellissimo, l'abbiamo comprato da poco. E poi cos'altro? Ah, pure questo l'ho comprato da lui, è bellissimo, ma dovete provarlo in testa a lui, quando torna ve lo faccio vedere perché è stupendo. Carillon, che invece mi chiedete in tante, questo l'avevo preso a Gallipoli, anche questo è natalizio. Ed è stupendo, un negozio che vende cose di Natale che c'è proprio nel centro di Gallipoli in Puglia. È stupendo. Io adoro i Carillon, ragazzi. Io sono già stanchissima, ragazzi, sono nata stanca, ma la cosa che vi volevo dire riguarda anche i miei capelli, perché in tante mi fate sempre complimenti sui capelli e oggi ho avuto anche complimenti dal parrucchiere che mi ha detto che i miei prodotti sono ottimi. Volete sapere che cosa ho usato? Adesso ve lo faccio vedere, vi consiglio, ragazzi, questi prodotti, sono delle novità che ho inserito su caritashop.com e mi stanno dando tantissima soddisfazione perché rendono i capelli super lucidi, morbidi e veramente idratati. Guardate, sono veramente bellissimi, i capelli sembrano rinati, li amo, anche il colore è bellissimo. Adesso vi faccio vedere cosa ho utilizzato. Ragazzi, io ho fatto un impacco con l'olio questo qua al cacao, che poi io lo chiamo olio al cioccolato perché è buonissimo e profumato proprio di cioccolato, lo uso sia sul corpo che sui capelli, l'ho lasciato in posa 30 minuti. Però che ho fatto, invece di usare l'acqua, sapete che l'impacco va fatto sempre sui capelli bagnati, io ho messo l'idrolato di salvia, che è un potente ristrutturante, rinforzante anticaduta, quindi li ho bagnati con questo e poi li ho imbibiti di olio al cacao, 30 minuti in posa, ragazze, poi ho lavato e ho utilizzato questi due. Vi giuro che i capelli mi sono venuti benissimo, morbidi, lucidi e proprio si pettinavano da soli, insomma super districati. E poi questi prodotti, ragazzi, sono una novità su caritashop.com e costano anche pochissimo. Comunque vi metto tutti i link dei prodotti nel box informazione sotto, così li potete trovare facilmente. Ovviamente sapete che quando le cose ve le mostro in video subito vanno a ruba, quindi se le volete prendere, se le volete provare, fate in fretta all'ordine, soprattutto adesso sotto Natale abbiamo molta affluenza sullo shop online. Comunque, ragazze, questi ve li consiglio: shampoo e balsamo moringa e girasole, veramente sono qualcosa di superlativo. I capelli, vi ho detto, mi sono venuti veramente benissimo, super morbidissimi e lucenti. Poi che faccio? Li alterno a questi due, shampoo e balsamo antigiallo. Questi qua ve li consiglio se avete i capelli tinti e spesso viene fuori quel colore giallognolo dei capelli che è fastidioso, quindi io vi consiglio di alternare, fate come faccio io, alternate un lavaggio tipo una settimana sì, una settimana no, veramente ottimo per mantenere il colore proprio bello, naturale, evitare quel giallognolo che man mano viene fuori, no? Sembra che hai fatto tipo un bagno di colore se utilizzi questi qua, sono ottimi. E un'altra cosa che vi straconsiglio è l'olio di semi di lino favoloso. Io anche una volta tipo una volta a settimana faccio l'impacco con l'olio di semi di lino, è top. E prima di asciugare i capelli uso sempre il termoprotettore di Apiarium, questo è favoloso, è praticamente un olio termoprotettivo, ne metto qualche goccia sulle lunghezze e sulle punte e contrasta tantissimo le doppie punte e le punte spezzate, è ottimo. Comunque questa è tutta la mia routine, vi metto nel box informazione tutti i link dei prodotti. E poi ho preso anche questi qua da farvi vedere, per chi di voi ha i capelli grassi vi consiglio di provare questi qua, spesso me lo chiedete, io questi ve li straconsiglio, salvia e limone, hanno anche un profumo ottimo, sono specifici proprio per capelli grassi, contro la forfora, fanno durare la piega più a lungo, quindi capelli più puliti più a lungo, e in tantissime li state comprando su caritashop.com perché sono davvero favolosi. Quindi questi qua, girasole se avete capelli secchi, trattati, sfibrati, salvia e limone invece se avete capelli grassi, questo è per capelli grassi. E poi c'è il bio balsamo leave-in, questo è fantastico, ragazzi, se ne mette un pochino sui capelli prima di asciugarli, è districante, è un balsamo senza risciacquo, quindi è ottimo perché disciplina i capelli, li districa proprio se avete tanti nodi, se li avete lunghi, è ottimo anche contro l'effetto crespo, veramente favoloso. E quindi questa è tutta la mia routine, ragazze, ve li straconsiglio, vi metto i link nel box informazione, comunque come al solito trovate tutto su caritashop.com. Allora, metti di più.
È un cappello magico che quando lo indossi diventi così. Non lo indossate, quindi. Ah, poi si muove anche il cappello. Pupi! Bravo, amore! Bravo, amore! Merry Christmas! Auguri a tutti! Auguri a tutti! Sei stato bravissimo! Grazie, guardate che meraviglia! Il mio alberello tutto illuminato, adoro. Questo l'abbiamo preso in un negozio appunto per la casa, un pennacchio a forma di cappello. Non è troppo bello, comunque abbiamo messo anche le tende. Aspettate che accendo la luce, avevo fatto questa situazione un po' soffusa per farvi vedere le luci dell'albero. Comunque io lo amo. Ecco qua ragazzi, allora abbiamo messo le tende, è una situazione un po' approssimativa perché lo sapete che a breve andremo nella nostra nuova casa, quindi abbiamo messo questa situazione approssimativa giusto così per mettere qualcosa di, per coprire un po'. Guardate che belle che sono. Qua le cose ve le ho fatto vedere già prima, il runner, adesso che torna Dario vi faccio vedere il cappello, le calze le abbiamo appese, guardate che bello che è venuto. Abbiamo messo questo qua che abbiamo preso da Maison du Monde, quei ganci, e le calze, ed è venuto bellissimo. Qua c'è Pupi che sta sgranocchiando il suo giochino, tutti i cuscini di Natale, questo anche l'abbiamo appeso qua. E quando passi sotto ti devi dare un bacino. Comunque guardate anche questa ripresa com'è bella, perché si vede l'albero da dentro allo specchio, adoro. Anche questi fiori li ho comprati adesso, e questa camicia da notte che sembra un accappatoio ma è una camicia da notte ed è di tipo di, come dirvi, di ciniglia, è morbidissima ed è rosa, è stupenda, vi giuro, cioè ci uscirei con questa perché è stupenda. Me l'ha comprata il mio amore da Tezenis, se non ero, l'ha comprata lui, ragazze dovete credermi, è una persona troppo d'oro, cioè lui cosa mi fa? Torna e mi dice: amore, guarda cosa ti ho comprato, e mi compra sempre qualcosa o che mi serve o di carino. Oh mio Dio, cioè è troppo troppo speciale il mio amore. E questa è bellissima, cioè è rosa, è il mio colore, poi è calda, è coccolosa, e a me serviva perché avevo l'altra camicia da notte che era un po' consumata, un po' invecchiata. Comunque guardate qua, è bellissima questa ripresa così. Yeah! Qua sopra ci sono tante novità che scoprirete nei prossimi giorni. Ragazzi, a proposito delle novità, a breve scoprirete una cosa stupenda. Ci sarà il lancio di una cosa stupenda, in particolare ci sarà venerdì questo video speciale in cui vi annuncerò una cosa fantastica, e quindi state pronti che ci sarà una super sorpresa. Non posso dirvi di più, ma ci sto lavorando da mesi a questa cosa, un'edizione natalizia di una cosa speciale. Non vi dico più nulla, ma venerdì vedrete il video di questa super novità. Una cosa che aspettate in tantissime, finalmente venerdì ci sarà. Quindi venerdì vi aspetto qua su YouTube e anche su Instagram, grande novità. Ragazze, sono davvero super super eccitata e felice di queste novità. Non sapete quanto io abbia cambiato visione anche sul Natale, e quanto invece adesso che tante cose ho realizzato nella mia vita, non solo lavorative, quindi col mio shop online, con tutte le soddisfazioni del mio lavoro che mi sta dando anche grazie a voi, e anche dal punto di vista sentimentale, adesso ho cambiato proprio la visione sul Natale. Non sapete quanto ami questo periodo e mi sento proprio particolarmente felice, gioiosa, proprio propositiva, e ho voglia di fare tante cose nella mia vita, e infatti sono eccitatissima delle novità. Vi ho detto già la prima, ve la comunicherò venerdì, e ci saranno tante novità, quindi sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista personale. Partiremo per un viaggio bellissimo di cui ancora non vi posso dire la meta, ma ve la diremo io e Dario assieme a breve, e quindi ci sono
sono tante cose stupende e veramente mi sento felicissima ed è soprattutto grazie a voi se comunque mi sento realizzata, insomma, e felice. Spero che possiate condividere con me questa grande felicità. Grazie, vi faccio vedere la spesina che ho fatto oggi, molto fit, molto buono, ho trovato un sacco di cose carine. Allora, questi qua sono degli snack molto buoni e sani. Pensavo, vi dico la verità, oh mio Dio, è caduto uno, che non sapessero di nulla. Pupi, è arrivata subito lei. E invece, ragazzi, sono molto molto buoni, sono degli snack al farro, molto leggeri, i valori sono molto buoni. E appunto se li ho selezionati in 20 grammi, quindi magari eviti di mangiarti tutto il pacco, anche se ne potresti aprire anche un altro. Comunque li ho provati in macchina, ho fatto anche un G-Story, sono buonissimi. Poi ho preso questi flakes, ragazzi, sono troppo buoni, hanno anche ottimi valori e sono bio, con riso e cioccolato fondente. Adoro, per le volte che io mangio sempre le fette biscottate a colazione, però ogni tanto mi piacciono cereali e altre cose, insomma. Comunque sono snack abbastanza fit, come anche questi. Questi sono dei tipo delle gallette croccanti di cereali. Anche qua, se leggete gli ingredienti, sono segale, semi di girasole, crusca d'avena, insomma non ci sono grassi, sono molto buoni come fonte di carbs quando vi stancate delle gallette, del pane integrale eccetera. Poi spaghetti di soia io li prendo sempre. Questi qua anche sono quelli shirataki, la pasta di konjac con zero carboidrati, anche sono molto buoni, a me piacciono tantissimo, vero Pupi? Poi pomodorini, l'avocado, perché adesso devo fare una ricetta buonissima, dopo se riesco ve la faccio vedere, il latte di soia, poi l'olio bio spremuto a freddo, adoro, prendete sempre olio buono, i pinoli che mi piacciono a volte da mettere nel sugo, lo yogurt al cocco, molto buono, spinacino, questo mi piace un sacco, tipo con... voglio preparare questa cosa con spinacino, questa qua che è la tartare di tonno, eccola qua, ne ho prese un bel po' perché, ecco, perché noi abbiamo fatto 200 grammi ciascuno, quindi 4 pacchetti, e ceci e quinoa, è molto buona questa insalatona, provatela. Poi burger di pollo bio, questi li prendo spesso. Questo qua anche per farlo tipo tartare è molto buono da fare con... allora lo fate a pezzettini, vabbè ve lo faccio vedere dopo perché voglio fare la ricetta. Poi l'insalata, ecco, soia da mame fa parte di questa ricetta che dopo vi faccio vedere. Poi cos'altro ho preso? Questo buono, una crema al tartufo senza, anche qua, senza zucchero, con olio d'oliva eccetera. Capperi, queste caramelle sono buonissime, gommose e senza zucchero, la prima volta che le trovo al supermercato, di solito in farmacia. Questo anche è buono ed è senza zuccheri, senza schifezze, praticamente sono pomodori alla messicana a cui poi aggiungo la carne macinata o il pollo, viene molto buono. Queste anche, queste qua sono sfiziose, sono di verdure e mi sono meravigliata perché ho letto degli ingredienti, non ci sono, sono molto sani, quindi ogni tanto, sapete, per mangiare anche una cosa diversa, se no mangio sempre le stesse cose, pomodori secchi e basta. Penso di avervi fatto vedere tutto, adesso cuciniamo, anzi adesso prima sistemiamo tutto, è vero, sistemiamo tutto e poi mangiamo, è vero? Guardate come sono fashion. Ciao a tutti, le scodinciola. Grazie, ecco qua la meravigliosa ricetta. Praticamente sotto c'è il riso, poi sopra ho tagliato il salmone a pezzetti unito con edamame, avocado a quadratini e semi di sesamo, e poi ho messo limone, sale e pepe. È buonissimo, ragazze, potete farlo tutte perché è sano e fit ed è troppo buono, guardate com'è invitante. Buono buono, io poi adoro l'accostamento proprio di questi sapori, avocado, salmone, riso. Poi qua ci sono altre edamame, qua c'è anche il pesce, perché questo diciamo è il nostro antipasto. Qua c'è un bel filetto di spigola fresco, a me il mio amore, sì. Con insalata, buon appetito, buon grazie appetito. Amore, gnummi. Se il tocco di Dario, l'amore, che cos'è? Fallo vedere. Filadelfia. Non è Filadelfia, fai vedere il coperchio. Aspetta. E non è proprio la Filadelfia, è una cosa meglio. A me questo piace di più perché è fit line. Non ci fate caso, qua mi sono tagliato. Vabbè. Comunque, fit line ed è più puro, cioè più sano. Comunque, adesso mischiamo tutto. Ragazzi, è troppo buono, dovete provarlo.
Buonissimo, tra l'altro il riso l'ho fatto nella vaporiera ed è ancora più buono, guardate che bella cremina. Yummy, buon appetito amore. Buon appetito. Belle mie amore, capigiamo. Ragazzi, il momento più bello della giornata è questo. Quando io e mio amore ci mettiamo qua e ci guardiamo un fantastico film. Oh mio Dio, chi è questo mostro amore? Mi sono spaventata. No, vabbè, chi è amore? Questa è la lanterna verde. Ma come sono belle queste tende, come bello quest'albero, come siamo belli noi. Comunque, ragazze, qui ho acceso la candela profumata Grace della Saponaria. Queste le stiamo vendendo tantissimo su caritashop.com perché costano pochissimo. E anche come idea regalo ve le consiglio, sono troppo belle. La cosa fantastica è che sono candele naturali, quindi quando bruciano non fa male respirare questi vapori, perché contengono burri naturali e oli essenziali che fanno anche bene, e in più quando si scioglie si può utilizzare l'olio per fare dei massaggi sul corpo. Sono proprio candele da massaggio, quindi sia profumano l'ambiente sia da massaggio, e sono troppo belle da accendere, vedete? Praticamente vengono in queste scatole, sono molto carine come idea regalo, e su caritashop.com trovate la sezione regali di Natale, dove appunto potete trovare tutte queste cose carine, tante idee. Poi quando avete finito di usarla la spegnete e ci mettete il tappo sopra, il coperchio, così è anche igienico, che comunque si mantiene bene. E adesso io mi faccio fare un massaggio dal mio amore con questo qua, vero amore? Allora, questa qua è la mia crema preferita contro i dolori, perché in tante mi chiedete anche consigli, soprattutto chi si allena, contro i dolori. Questa è una crema all'arnica che io la amo tantissimo, ragazzi, per fare massaggi proprio decontrattuanti. Serve sia appunto per chi soffre di dolori muscolari, articolari, sia anche se vi allenate proprio per dare sollievo, ma anche semplicemente per un massaggio rilassante sulla schiena, sul corpo, sulle gambe. È favolosa questa crema, ragazze, e ovviamente la trovate sul mio shop online, perché sul mio shop online trovate solo i miei prodotti preferiti, e se no sì, non si chiamerebbe Carita Shop, si chiama Carita Shop perché Carita Shop, ci sono solo i miei prodotti preferiti. Questa è un mio prodotto preferitissimo che vi straconsiglio. Guardate a Pupi, sta sulla mia. No. Pupi, che c'è, si è spaventata? No, amore, sta la mosca. Ah, lei quando stanno le mosche, come ha fatto a entrare la mosca? Prima quando aveva aperto il balcone. Miei cuccioli. Che mio bello, mio amore. Amore, c'è una canzone che fa. Dimmi. Se tutto quello che volevo. E come fa? E fa così, se tutto quello che volevo. Non mi ricordo, ragazzi. Commentate nei commenti con questa canzone che possiamo. Se tutto quello. Però mi viene in mente volevo, guardandoti. Fate vedere le nostre calze, mo. Sì, le ho fatte vedere prima, sono bellissime. Sono belle, ragazzi, le nostre calze. Sì. Sono particolari, ce l'abbiamo solo noi. È vero, sono belle, sono stupende. Ragazzi, io penso che vi auguriamo la buonanotte. Sì. Da questa bella vista, io e mio amore vi salutiamo. Buonanotte. E ci vediamo domani con un nuovo video. Yeah. Perché amore, lo sai che ogni giorno un nuovo video alle 17:30. Fino a Natale, fino a quando partiamo. Sì. Fino a quando partiremo, vero? Sì, fino a... Fino l'ultimo video sarà quello in cui poi partiremo. Partiremo, ragazzi. Vi sveleremo dove. Lasciate un pollice lontani in su a questo video. Tanti like se volete sapere la meta del nostro viaggio. Così se raggiungiamo tantissimi like, vediamo, ve lo diciamo. Ma se no, non ve lo diciamo. Ciao, Femini. Ciao. Ciao, Pupi. Ciao a tutti. Proprio a mamma, che c'è? Sei felice? Sì, tantissimo. Proprio a mamma, come sei?